È già pronta per partire per la Danimarca per affrontare con determinazione una nuova sfida, gli europei di karate. Fiordelisa Barasso, oro ai mondiali di Bratislava, giugno categoria cadetti, ieri ha ricevuto l'abbraccio della sua comunità attraverso il premio Grotta Minarda, che l'amministrazione comunale attribuisce a concittadini di grande valore. E lei ha ulteriormente dimostrato, laddove ve ne fosse bisogno, di meritare anche questo encomio per il messaggio positivo ai giovani a fare sport. Solo 15 anni, ma grande maturità emotiva, spirito di sacrificio e caparbietà. Era una bambina timida, ha detto nel corso della cerimonia nella sala consiliare. Lo sport mi ha aiutata a diventare socievole. Ringrazio tanto il mio maestro, Enzo Ferrara, che è come un secondo papà, e la mia squadra, che è una seconda famiglia. E proprio a loro dedica il premio Grotta Minarda. Alla mia palestra, perché come potete vedere la mia squadra è sempre qui con me, non mi ha mai abbandonato e quindi per me è come una seconda famiglia. Quindi sì, questo lo dedico proprio a loro. La medaglia d'oro l'ho dedicata a me stessa, perché sono consapevole di tutti i sacrifici che ho fatto per ottenerla. Non è stato frutto di fortuna, è stato frutto di sudore, di sacrificio, di lavoro intenso. Quindi quella ho deciso di dedicarla a me. È molto emozionante, ma soprattutto mi sento ripagata, perché vedo che i sacrifici che ho fatto durante quest'anno sono sì ripagati e tutto il lavoro che ho fatto e soprattutto vedo che la comunità mi è sempre vicina, si fa sentire il calore della comunità. Dopodomani partiremo per la Danimarca, andremo a partecipare ai campionati europei e speriamo di ottenere un buon risultato. E poi non so, per adesso siamo con la testa in questo campionato europeo. Una ragazza a 15 anni ma dimostra di più, quindi è molto matura e io sono contento, quindi con me è cresciuta, sta da me dall'età di 7 anni, quindi l'ho vista crescere. È una seconda figlia, la nostra disciplina aiuta a crescere, ti forma, è la base di tutto. Questo che manca oggi, diciamo, nelle famiglie, un po' i ragazzi sono un po' abbandonati, quindi passano le giornate vicino al computer, al telefonino. Quindi stando in palestra si socializza, quindi è importante anche questo. Premio Grotta Minarda ad una giovanissima atleta, campionessa mondiale di karate, Fiordilisa Barrasso, quindicenne, terzo liceo scientifico. Quindi si pensi innanzitutto alla studentessa. Studentessa che per conquistare questo titolo vuol dire che è una studentessa completa, che fa fino in fondo il suo dovere e poi aggiunge a questo. Per Grotta Minarda è un doppio motivo di orgoglio. Uno perché è di Grotta Minarda e ha conquistato quest'oro a Bratislava il 21 giugno 2019. E quindi, ma poi perché ovviamente ha portato anche il nome di Grotta Minarda in giro per il mondo. Ecco perché l'amministrazione comunale ha ritenuto doveroso assegnarle, conferirle questo premio, perché viene conferito alle persone che si sono distinte.